Allora, le tre P, in questo caso, le tre P sono il paradigma, ossia il nuovo paradigma necessario, il processo, il nuovo processo necessario, e il progetto, o meglio, quello che ho definito nessuno, uno, centomila progetti, o uno, nessuno, centomila. E iniziamo con il professor Maresca sul tema del paradigma. Paradigma è la necessità di avere un nuovo paradigma a tutti i livelli. Dobbiamo decretare, e il professor Maresca come giurista può anche avere l'esperienza di cose fatte e cose che si promette di fare, sul come rendere nella pratica questo win-win tra operatori pubblici e operatori privati, che abbiamo visto non è facile. Quando si dice si vincono dei progetti europei e poi si deve mettere in gara le soluzioni, ma se si vincono in paternariato, il paternariato deve essere riconosciuto. Quindi noi dobbiamo cogliere ogni occasione per sviluppare competenze e capacità locali. Dobbiamo coinvolgere gli operatori nella gestione dei programmi, gli utenti per il miglioramento della qualità, e questo paternariato deve funzionare all'inizio. Se non riusciamo ad attivare il paternariato all'inizio dei processi, con le associazioni che si sono create nelle città, non riusciamo a far decollare con la mentalità del finanziamento pubblico che va a bando, non riusciamo a mettere in moto dei progetti innovativi. Progetti innovativi li dobbiamo mettere in moto con il paternariato, dove ognuno rischia qualcosa. Quindi, questo, c'è anche un risvolto con il noi universitari. La Smart City significa una sfida complessa che richiede ricerca e formazione complesse e, come diceva Rocca, diversità rispetto al complicato. E siamo pronti, siamo preparati a questa complessità anche noi come istituzioni universitarie. Quindi le mie domande sono un po' articolate, ma anche il professor Maresca è abbastanza articolato di per sé. E quindi esistono dei modelli di governance per le città e per le grandi infrastrutture adattabili a diversi contesti che vadano nella direzione della parità di ruoli e del win-win? Esistono esempi di successo? E poi passerei a quella invece sulle università, subito dopo questa prima visione, prima provocazione. Grazie Roberto, grazie davvero. Quando abbiamo cominciato a lavorare insieme sui temi della Smart City, della smart Governance, prevedevo e si percepiva che il ruolo del rapporto delle scienze giuridiche non sarebbe stato secondario, e riflettendoci, occupandomene, elaborando il nostro progetto di ricerca e alcuni dei lavori fatti in alcune realtà locali, ho una conferma di questo. Per essere molto concreto, illustro una sorta di scissione che vedo nell'atteggiamento rispetto alla governance della Smart City. Da una parte la Smart City, o quello che va sotto il nome di Smart City, quindi l'autosufficienza energetica, la produzione di energia, la mobilità sostenibile, tutti i vari progetti che i vari comuni fino ad oggi hanno messo in campo, unificati. Allora, rispetto a questo approccio, le regole di governance, imposte dall'ordinamento dell'Unione Europea e mal recepite dall'ordinamento italiano, sono assolutamente fondamentali.
Cioè, più noi ci rendiamo conto che il nostro paese è un paese drammaticamente incapace di attuare all'interno del suo ordinamento l'ordinamento europeo, più ci rendiamo conto che questo dovrebbe essere molto di più proprio per fare una smart city. Quindi la governance europea e quello che la governance europea comporterebbe attuata nell'ordinamento interno è come principi, però fate attenzione, questo è solo un pezzo, poi c'è l'altro pezzo, è fondamentale per attuare una smart city. Ad esempio, il rapporto pubblico-privato. Nell'ordinamento europeo è fondamentale il principio della parità fra l'impresa pubblica e l'impresa privata. Cioè, un comune, uno Stato, una regione può anche fare delle imprese pubbliche, fra parentesi, è meglio se non le fa, ma se le fa, quelle imprese pubbliche lì devono essere trattate come le imprese private. Questo nel nostro Paese non avviene. È sotto gli occhi di tutti che o formalmente, quindi proprio con misure ad hoc, o nella realtà delle cose, quando un'impresa è pubblica è un po' avvantaggiata rispetto all'impresa privata. Anzi, quando c'è un'impresa pubblica di mezzo, spesso l'impresa privata non entra in quel mercato, perché non ha voglia di mettersi a fare concorrenza all'impresa pubblica. Qui c'è un'area enorme da recuperare, che e guardate che questo è uno dei principi di fondo dell'ordinamento europeo, il principio della parità fra impresa pubblica e impresa privata. Potrei citare mille casi, è andato via Parenzona ora, molti li abbiamo vissuti, il campo autostradale, il campo... Quando il pubblico, qualunque cosa esso sia, privato, comune, privato, entra sul mercato, lo deve fare bene. Se lo fa male, arreca un danno al mercato. E sicuramente la Smart City non si fa, perché la Smart City presuppone, sentivo l'assessore del comune di Bari prima, quando uno investe zero è evidente che devono investire gli altri, e cioè i privati. E i privati non investono se ci sono di mezzo i pubblici. Poi c'è un secondo punto, sempre parlando delle cose del diritto comunitario, dell'ordinamento comunitario, della governance comunitaria. Pensate ai temi di oggi, di cui si parla oggi, i project bond, gli euro bond, eccetera. Perché i tedeschi non vogliono, sono contrari agli euro bond o ai project bond? Sono contrari agli euro bond perché sanno che il nostro paese è un paese inefficiente, è un paese dove i progetti, lo sentivamo prima, non mi ricordo chi ne parla, proprio Parenzona, i progetti non ci sono, progetti sostenibili che stanno in piedi con le loro gambe non ci sono. Non siamo riusciti a tagliare nemmeno, e quindi sul fronte dei progetti, sul fronte dei costi è evidente la difficoltà che attraversa il nostro paese nella moltiplicazione dei livelli amministrativi. Ad esempio, mi sarebbe piaciuto, sempre pensando al rappresentante del comune di Bari, ma potrebbe essere anche la rappresentanza del comune di Genova, di tre autorità portuali che ci sono in Puglia, unitele, fatene una. Sono costi, una smart city presuppone quello, presuppone che Genova, Spezia e Savona non facciano tre autorità portuali con tre presidenti, tre segretari generali, tre comitati. Pensate alle camere di commercio, alle mille diversificazioni delle camere di commercio. E fate attenzione che questi non sono solo costi che rendono inefficiente il sistema, perché queste cose qua non sono, chi conosce un po' la vita sa bene che questi non sono solo costi in più, ma sono barriere d'accesso al mercato, sono freni all'efficienza. Allora, e il messaggio dell'ordinamento comunitario è che quelle cose lì vanno tagliate. Il messaggio della Smart City è che quelle cose lì vanno fatte. Non ci sono se e ma, non si può fare, per fortuna i partiti sono in via di superamento, non sappiamo cosa succede, eccetera. Ma queste cose qui bisogna convenire tutti che dove ci sono degli sprechi vanno tagliati. Perché gli sprechi, ripeto, non sono solo soldi, non si tratta solo di pagare della gente che sennò non saprebbe cosa fare,
quella gente che non sa cosa fare, protegge i suoi amici, fa entrare quello piuttosto che quell'altro. Chiunque di noi conosce il territorio sa che succede questo. Però questo non è un ragionamento da niente, è un ragionamento, come dire, sanguinoso. Intervenire su questo vuol dire fare delle modifiche che... E se noi non sapremo fare quelle cose lì, è certo che la Merkel ci dirà che non si assume il nostro debito, che le infrastrutture con i project bond non li fa. Siate in grado prima, ci dice, di fare dei progetti seri, tagliate gli sprechi e poi facciamo anche i project bond. Questo è Smart City anche. Portiamo anche sulle nostre accademie. E questa è la seconda domanda. La ricerca nelle nostre università è consapevole di questo nuovo ruolo e spazio, perché quando si aprono questi ambiti, si aprono degli ambiti di notevole sfida. La ricerca è notevole, transdisciplinare, trasversale. Siamo in grado di intercettarla con il nostro modello? Siamo in grado di formare le nuove generazioni in questo modo così complesso? La sfida è abbastanza presente a tutti e questo tuo discorso si sposa anche e si lega alla nostra università o ci sono delle differenze che vuoi segnalare? No, si sposa totalmente anche con la situazione della nostra università. Credo che la maggior parte delle università italiane abbia bisogno di una seria razionalizzazione. Io non penso tanto all'educazione, ma penso più alla ricerca. La massa critica è importante. Se si vuole essere competitivo, è chiaro che oggi la grande impresa va a approvvigionarsi di ricerca scientifica presso centri internazionali che siano... Non vedo perché mai Ansaldo debba approvvigionarsi di ricerca da... Se lo fa sbaglia, dall'Università di Genova. Quindi vuoi dire deve andare da quella che è la migliore. Vuoi dire che ci mettiamo insieme Politecnico di Torino e Politecnico di Milano e facciamo la grande università? Questa è la sfida vera, che Politecnico di Torino, visto che poi le grandi università che reggono le competizioni internazionali sono poche in Italia, quelle poche devono essere in grado di unirsi, coordinarsi bene, quelle più piccole che si uniscano ancora di più, voglio dire, cioè tanto per esempio io insegno all'Università di Udine, che senso ha che l'Università di Udine, che con l'Università di Trieste come numero di professori della materia mia, di giuristi, non facciamo il Piemonte orientale. Colorni e Butera, sapete che saremmo il più grande centro universitario d'Europa, uno dei più grandi al mondo? In genere io uso il futuro e non il condizionale. No, ma io credo, per dare una risposta precisa a quello che dice Roberto, io credo davvero che anche l'università debba darsi una mossa su questo. Dalla Cina, Torino e Milano sono visti così. Lo stesso campus. Lubiana, Trieste e Udine e sono visti nello stesso modo, sono tre città che sono lì. E che senso ha che ci siano moltiplicazioni di... Questo è un tema molto importante. Ringrazio molto, ci saranno dei pensieri che andranno verso i nostri rettori per fare quello che era già stato evocato un po' di anni fa, pochi anni fa. Milano l'aveva un po' contrastata a parole, ma mi sa che sia inevitabile. Allora, passiamo, grazie molte per queste provocazioni anche sul nuovo paradigma. Il processo entra in gioco il professor Colorni del Politecnico di Milano. E io lo attivo con una frase che è trasferita da quella di un caro amico che è Juan Carlos De Martin, che l'aveva coniata con un'altra valenza. E lui l'ha coniata dicendo che una città digitale non necessariamente è una smart city.
ma certamente una smart city non può che essere digitale, che è un elemento abbastanza singolare, no? No, cioè non è sufficiente. Io la trasferisco sui processi, perché mi interessano più i processi del digitale in fondo. E i processi decisionali possono essere smart o il loro esatto contrario. E non necessariamente un processo decisionale smart rende smart la città, ma certamente una città smart ha un'eccellenza nei processi. E questo porta un po' fuori strada rispetto alle domande all'amico Colorni, ma le domande si attivano poi su alcuni aspetti. Io so che lui ha un certo numero di idee forti che provengono anche dal suo background di ricerca, che sono gli slogan dell'ICT dal basso, quindi non pilotato dalla grande industria, lo sharing, i crediti, la formazione dell'utenza, quindi si occupa di mobilità, ma non solo. E a questo punto vorrei che mi spiegasse questi elementi e successivamente il diagramma che vedete in alto con il triangolo inverso. Allora, cosa sono questi tre, queste tre idee forti? Come si giustificano nel processo, diciamo, decisionale? Dunque, intanto io mi unisco ai ringraziamenti per essere qui e anche ai complimenti per l'organizzazione e la guida nelle tavole rotonde. Dopodiché però, siccome appunto a me è stata una delle tante P, quella dei processi, io vorrei fare una piccola variante trasferendo il focus, almeno inizialmente, poi rispondo alle domande, trasferendolo su una S che chiamerei stili di vita. Devo quest'idea al mio amico Andrea Poggio, che, con cui ho discusso adesso mentre aspettavamo, e mi sembra un'idea importante. L'idea è quella di integrare, sì, le decisioni, i processi decisionali, con però una cultura della città, se per si vuole, delle città intelligenti. E allora lo farò illustrando, certo, queste quattro idee, che sono alcune significative e note, diciamo, altre significative e forse meno note, e poi alla fine, parlando del processo decisionale, di quelle che chiamerei tre illusioni, giusto per concludere il ragionamento, o tre rischi del processo. Allora, cominciamo da quelle che chiamavo le quattro idee, che vedete forse scritte lì, questa della ICT, diciamo, dal basso, o quantomeno del fatto che le nuove tecnologie sono dappertutto, e questo lo sappiamo e non spendo neanche un secondo per parlarne, ma del fatto che, oltre che di informazioni verso l'utenza, ormai si può anche parlare di informazioni dall'utenza, e di quindi soluzioni e possibilità che arrivano in real time, che consentono personalizzazioni, eccetera. Tutti noi sappiamo che c'è un discorso di localizzazione, diciamo, di geolocalizzazione, diciamo, delle informazioni e di generazione di informazioni dal basso, che consentono di fare, che so io, delle personalizzazioni. Se andate sul sito della, io mi occupo di mobilità tra le altre cose, se andate sul sito della città di Londra c'è la possibilità di pitturare se stessi dicendo non soltanto le disabilità eventuali o i gradimenti alla bicicletta piuttosto che alla metropolitana, ma anche la velocità di camminata, e quindi avere delle possibilità personalizzate di percorsi che tengono conto di tutte le indicazioni nel momento in cui si devono fare percorsi di qualche genere. Ma poi c'è la possibilità di reindirizzare il traffico. Insomma, le questioni della mobilità sono uno dei campi forti dell'uso degli ICT. Però quello che voglio sottolineare qui è quello della possibilità di vedere l'utente, questa è forse l'idea forte, non più come soltanto portatore di bisogni, come è stato fino adesso, a cui dare delle risposte, ma anche come portatore, diciamo, di capacità, di informazioni certamente, ma anche di capacità e in qualche modo di competenze. Quindi quello di usare in qualche maniera anche le informazioni generate agli utenti. Questo pone alcuni problemi, che sono la credibilità delle informazioni, naturalmente, perché bisognerebbe anche capire chi dà le informazioni giuste e chi si diverte a darle giusto per. Bisognerebbe capire anche la disponibilità o i limiti della disponibilità, il tracciamento, perché tutto questo richiede in qualche misura che l'utente sia tracciato, venga narrato nella sua giornata e sia disponibile a essere narrato in questo senso. Apre tutto il discorso della convergenza tra il fisico e il digitale. Sapete che c'è questo slogan dell'Internet of Things, dell'Internet delle cose, quindi di questa specie di polvere che in qualche maniera ci avvolge o ci avvolgerà.
Allora, questa cosa è presente o sarà sempre più presente, credo che però sia da fare qualche riflessione appunto sul discorso delle informazioni e dei nuovi ruoli dell'utenza. E questa è la prima considerazione. La seconda, la seconda, forse meno evidente, è l'idea della condivisione, dello sharing. Anche qui questa è un'idea che parte da un fenomeno globale, tutti noi sappiamo che ci sono gli open software, la rete è stato un potente generatore di tematiche legate allo sharing, ma però a questo punto lo sharing è anche gruppi di acquisto solidale, il fatto che la gente va a comprare delle cose insieme perché appare importante farlo. Qui qual è il problema? Intanto da un lato la diffusione di questa idea produce anche dei cambiamenti proprio negli stili di vita, verso modi collaborativi. E quindi l'idea è quella della condivisione sia fisica, pensate appunto al co-housing, al fatto che con alterne fortune insomma si pensano soluzioni abitative pensate già fin dall'inizio in comune, ma anche alle questioni più intangibili. La banca del tempo è un buon esempio di condivisione di una risorsa che non è una risorsa come fosse una casa. Allora, dicevo, hanno degli interessanti sviluppi in termini, secondo me, di sinergie tra servizi, anche qui nel campo della mobilità, che è quello di cui mi occupo principalmente, ma non solo, quello della, pensate alla convergenza tra sistemi di car sharing e sistemi di carpooling, che entrambi si basano sull'idea di condividere qualcosa. E ci sono degli esempi, c'è una società americana che si chiama Zipcar, che ha avuto delle evoluzioni, inizialmente è partita come società di car sharing, adesso si è collegato con un'altra società che fa carpooling, insomma ci sono delle idee in questo senso, ma anche delle idee legate alla microimprenditorialità, un'altra delle tipiche idee che nasce dal web. Ma noi per esempio stiamo in questo momento sperimentando al Politecnico un progetto di vehicle sharing elettrico che sembra interessante proprio perché l'idea è di produrre anche delle possibilità di tipo micro, insomma, e quindi anche di lavoro, diciamo, come noi tendiamo a chiamarlo, di tipo peer-to-peer, non soltanto, il peer-to-peer non è soltanto una questione di referaggi su articoli scientifici, è anche una modalità che si sta affermando. Terza idea che vorrei segnalare è quella dei crediti di mobilità, ma non solo di mobilità. Qui l'idea, anche questa è per certi aspetti significativa, nel senso che si cambia anche qui una mentalità. L'idea, il cambiamento sta nel passare dal punire i comportamenti, diciamo, sbagliati, ti do una multa, ti metto delle normative, faccio una serie di operazioni che hanno il compito di vincolare, di bloccare sostanzialmente i comportamenti scorretti, a una idea di premiare i comportamenti virtuosi. L'idea è quella di passare dalla normativa a degli incentivi, il che pone alcuni problemini naturalmente. Primo problemino, identificare quali premi e quali sono i comportamenti virtuosi, cosa non banale però su cui si può ragionare evidentemente, no? L'idea è quella di avere un tetto massimo in qualche maniera di premi distribuibili, di esternalità da un certo punto di vista, che possono essere messe a frutto per premiare i comportamenti virtuosi. Allora, da un lato identificare quali sono i premi e quindi quali sono i comportamenti virtuosi, dall'altro di nuovo tracciare le persone, perché si può dire che Alberto Coloni adotta un comportamento virtuoso se lo si segue in qualche maniera nel suo muoversi nella città, nel tempo, insomma, e di nuovo qui c'è una problematica del tipo tracciamento, eccetera. Ma, e questo mi si rifà una delle idee che citava Roberto all'inizio, è anche un problema, fatemelo dire così da universitario, un problema metodologico. Perché fin tanto che si distribuiscono dei costi, la gente si accorda e i costi si divide. Pensate di nuovo all'idea del carpool, se voi mettete insieme per andare a sentire il prossimo concerto quando arriverà di Madonna, la gente si mette d'accordo e decide di dividere le spese. Ma se invece mettete in palio dei benefici, il problema della divisione dei benefici non è così banale. Pensate al fatto che ci sono di solito all'interno di equipaggi, per esempio di carpool, delle posizioni non del tutto analoghe, c'è chi guida e c'è chi fruisce dell'equipaggio. Allora, il discorso metodologico che fa riferimento a tematiche del tipo teoria dei giochi, è stato usato spesso il concetto win-win, no? Vinciamo tutti, però nel vincere bisogna anche capire come ripartire questa cosa. E l'altro elemento importante in questa idea dei crediti è l'idea del controllo. Io ho una slide che adesso non ho tempo e modo di proiettare, in cui si vedono due robusti poliziotti americani con in mezzo a loro non una persona ma una sagoma di cartone. Perché anche in America, non solo a Napoli, l'idea è quella di fruire di alcuni vantaggi, per esempio passare sulle corsie riservate ai veicoli che hanno alta occupazione, mettendo non delle persone ma delle sagome di cartone. Allora, il discorso del dare dei benefici impone ovviamente anche un discorso di controlli, e quindi per l'amministrazione delle città che vogliono avviarsi su un percorso di questo genere c'è anche il tema del come controllare questa cosa. Chiudo questa prima parte, poi dopo vado sulla seconda forse un po' più veloce, col tema della formazione. E qui la quarta idea che vedete là in fondo, insomma,
adesso lo slogan un po' banale, se si vogliono città intelligenti sono necessari anche cittadini intelligenti. L'assessore di Bari ne dava un ottimo esempio dal mio punto di vista citando questa aggregazione, questo gruppo degli smart citizen che possono essere un buon elemento. Allora qui è chiaro il cambiamento che si dovrebbe fare in termini di stili di vita, la formazione è sostanzialmente formazione a stili di vita. Qui mi rifaccio come esempio a un mio pezzo di vita, diciamo, legata a un ruolo sull'e-learning, sulla formazione non convenzionale che ho ricoperto all'interno del Politecnico. Con un esempio, noi abbiamo fatto 3 anni fa un esperimento come Politecnico, in collaborazione col Piccolo Teatro, con la Fondazione Veronesi, con la Fondazione Tronchetti Provera, insomma un po' di... che consisteva in questo. Abbiamo proposto agli studenti delle scuole superiori e non solo, anche qualcuno delle scuole medie, di venire a vedere uno spettacolo che faceva il Piccolo Teatro, Vita di Galileo, e di smontarlo e rimontarlo secondo gli strumenti che loro conoscono, quelli, diciamo, di, come vengono chiamati adesso, dei nativi digitali. Sono successe cose straordinarie, cioè loro hanno rivisitato Vita di Galileo di Brecht, che è già un testo che ha una serie di tematiche che suggeriscono molte cose, lo hanno smontato e rimontato usando linguaggi diversissimi, quello televisivo, quello della pubblicità, quello cinematografico, quello delle marionette, forse più consueto al mondo, ma anche quello delle animazioni con il Lego piuttosto che dei fotoromanzi, e hanno descritto, diciamo, situazioni e temi interessanti. Lo cito perché credo che da un lato la formazione è meglio cominciarla presto perché così si hanno dei vantaggi migliori, e dall'altro si devono usare anche degli strumenti ad hoc, in questo caso una sorta di gioco online che favoriva delle cose. Allora dico che utenza significativa vuol dire non la cittadinanza in senso lato, ma vuol dire segmenti diversi su cui magari applicare delle modalità diverse. Adesso non so se posso andare al triangolino, forse. Allora, la seconda parte del ragionamento è, torno adesso alla P che mi aveva attribuito Roberto, cioè ai processi di decisione o di aiuto alla decisione. Secondo me ci sono 3 livelli in cui si può ragionare per aiutare una città, per aiutare, diciamo, un insieme di decisori a fare delle operazioni sensate. Uno è quello più basso, il triangolo è non a caso rovesciato, uno è quello più basso e quindi sono delle questioni di ottimizzazione. Se ne cito 2, i semafori intelligenti che dicono quali sono i tempi giusti, per così dire, piuttosto che i percorsi ottimi, sono cose che più o meno tutti hanno in mente, addirittura Google lo fa senza problemi, vi dice il percorso migliore per andare da Milano a Roma o quello che è. E questa è la parte in qualche modo più facile. Poi c'è un livello un po' più complesso, che è quello di considerare obiettivi conflittuali, obiettivi, diciamo, che considerano i vari punti di vista, e quindi tecnicamente, diciamo, viene usato come analisi molti criteri, analisi molti obiettivi, si tratta di tenere conto di punti di vista diversi e fare delle sintesi, fare un trade-off. Allora, sempre per tornare agli esempi di prima, il problema del percorso ottimo, Google lo risolve dandovi il percorso a minore distanza tra i 2 luoghi di partenza e di arrivo. Ma se considerate il problema delle merci pericolose che devono transitare da qualche parte, il tema è di mettere insieme, nello scegliere il percorso, obiettivi di tempi, obiettivi di costi, perché a Milano c'è per esempio la congestion charge, l'area C che in alcune ore fa scattare dei tempi e dei costi diversi, e soprattutto di rischi. Quindi si tratta di considerare punti di vista diversi. Ma lo stesso il tema del pricing, per esempio, e quindi del bilanciamento tra gli obiettivi che si vogliono perseguire di decongestionamento dell'area piuttosto che di obiettivi di tipo ambientale, eccetera, richiedono punti di vista e di osservazione diversi. Il livello più alto è quello ovviamente più complicato, perché entrano in campo anche i differenti soggetti, i differenti attori in questa vicenda, no? E allora, sempre per tornare all'esempio dei semafori intelligenti che citavo all'inizio, quando abbiamo lavorato per il Comune a fare un'analisi di questa cosa, è risultato che sui semafori intelligenti intervengono il Comune, l'ATM, la Polizia, i servizi di emergenza, gli utenti del trasporto pubblico attraverso le loro associazioni e ovviamente le associazioni automobilisti e altre frattaglie, adesso scusate il termine, varie. Allora, il problema è banalmente di fare sì un'operazione che sembrerebbe di ottimizzazione, apparentemente. In realtà non è così, perché ci sono posizioni e obiettivi differenti. Allora, concludo il ragionamento dicendo che a livello alto la sostenibilità, l'intelligenza di una città vuol dire attenzione agli attori, vuol dire ai gruppi, ai comportamenti emergenti, ho dato alcuni esempi nelle 4 idee forti di prima. Vuol dire adattabilità e flessibilità, vuol dire fare in modo che alcuni interventi vengano, tra virgolette, provati con attenzione e magari corretti poi in tempo più o meno reale. Vuol dire che sostanzialmente non sempre, ne abbiamo avuto un esempio nelle prime slide di Roberto, l'ottimo individuale corrisponde all'ottimo collaborativo, all'ottimo complessivo, e quindi la dinamica tra
il singolo e la collettività è ovviamente una dinamica interessante. E quindi porta alla negoziazione, alla partecipazione, eccetera. L'ultimo commento però vai a fare, torna forse al discorso, non avevo detto qual è il ruolo dell'università, ma da qualche parte c'era scritto forse, no, era nella domanda precedente. Beh, allora mi approprio di una domanda precedente per dire cosa può fare l'università, diciamo in temi di formazione, visto che era uno dei punti che citavo. Secondo me l'università fa molto in termini di background, perché io credo che poi le università italiane siano in grado di fare della formazione buona o molto buona, fa abbastanza poco in termini di cultura, diciamo, dell'integrazione, della complessità. Però io da questo punto di vista vorrei chiarire quello che penso. Secondo me non è che si fa una cultura della complessità mettendosi tutti insieme e mescolandosi, facendo una specie di poltiglio. Uno deve essere portatore di qualche cosa. Allora, i progetti, adesso non per citare Roberto che è il coordinatore di un progetto in cui sono dentro anch'io, ma i progetti PRIN tentano di prendere delle competenze diverse e di metterle insieme, no? Allora, le competenze ci vogliono, se no, quindi credo che l'università faccia molto per dare delle competenze di base, il fatto di riuscire a coordinarsi spetta a delle operazioni che stanno sopra l'università. Concludo, questo è veramente l'ultimo commento su quelle che chiamavo le tre illusioni, o tre rischi, diciamo, delle smart city. Uno è il rischio tecnologico ed è esattamente quello indicato lì. Cioè io credo che il wireless, la tecnologia sia una condizione necessaria, come era indicato, non basta la wireless, la banda larga, eccetera, per dire che è una città intelligente. È certamente una condizione necessaria, se non c'è quello è difficile che si può. Però quella serve, non è l'unica. La seconda è l'illusione o il rischio di tipo progettuale. Basta fare all'interno di una città che ha la banda larga, che ha il wireless, eccetera, basta fare dei servizi singoli che messi poi insieme faranno emergere la città. È stato già detto e non mi dilungo oltre che c'è un problema di coordinamento, che i servizi singoli da soli possono andare bene o no, eccetera. L'ultimo, e lo dico da uno che di mestiere fa l'ottimizzatore, io insegno corsi che sono legati all'ottimizzatore, è la illusione ottimizzante, fatemi chiamare così, e cioè che basta un coordinamento centrale per fare tutto questo. Questo credo che non sia vero, perché Milano, Bari, Genova sono costruite nel tempo, a strati, non sono Brasilia o Dubai, in cui una mente più o meno illuminata ha detto si deve fare così e così più o meno fu fatto, no? Noi abbiamo tutta una serie di situazioni per cui la stratificazione prevede degli interventi, uso di nuovo un termine che è stato citato all'inizio, di tipo agopunturale, cioè intervieni qui e là con alcune operazioni. Paradossalmente le favela brasiliane sono considerate un elemento importante come luoghi di relazione, anche, quindi non è che tutti sono dell'idea che bisogna raderle al suolo e costruirci delle altre cose, perché ci sono delle relazioni che nel tempo sono stratificate. Quindi l'uso efficace degli asset esistenti, noi a Milano abbiamo avuto recentemente una polemica sull'uso di una torre, la torre Galfa in una certa ottica richiesta come spazio che la città poteva usufruire. Sono tutte queste tematiche qua. Quindi l'illusione ottimizzante, al di là del mio ruolo di ottimizzatore, io insegno come ho detto queste cose all'università, è un'illusione su cui stare attenti. Con questo mi fermo. Molto bene anche queste varie provocazioni di Colorni. E veniamo all'ultimo step di queste P ed è il progetto. Uno nessuno 100.000 progetti. Smart City non deve solamente essere efficiente, deve essere attraente, giocosa, divertente, ecologica, vantaggiosa e deve essere tutte queste cose. Lo chiedo a un ingegnere dell'Enea che probabilmente non ha questi elementi di giocosità nelle corde della città, però la domanda che faccio a Mauro Annunziato è questa: i progetti delle città non le sembrano ancora troppo convenzionali rispetto al paradigma che l'Europa sta chiedendo ai nostri paesi? Ci sta chiedendo di sfondare molto, di arrivare ad ambiziosi traguardi, 2020, 40% di riduzione della CO2, bisogna sapersi traguardare rispetto a questi livelli. Noi riusciamo a malapena a fare degli smart districts risparmiando un po' di energia localmente. Gli enti come il suo stanno davvero spingendo per questo cambio di paradigma? Domanda insidiosa. Riescono a immaginare progetti avanzati in grado di rivoluzionare e non solo imbellettare le infrastrutture delle città?
troppo provocatoria. Anche piuttosto difficile. Comunque ti ringrazio Roberto di questa domanda perché la trovo molto interessante. Innanzitutto partirei proprio dal riferimento che hai dato, uno nessuno 100.000, che diciamo è un riferimento che sta un po' nell'anima di tutti gli italiani. Era diciamo un po' l'opera di Pirandello in cui manifestava, come dire, la difficoltà della incomunicabilità. E questo in un certo senso la Smart City è l'utopia invece di affrontare questa, rendere la città comunicabile. Quando dico utopia non significa che è qualcosa per cui deludersi tra 2 anni e scoprire 5 anni, ma l'utopia serve a mobilizzare, a muovere, quindi a muovere, mettere in movimento e quindi ha una validità, al di là di quanto riusciremo a arrivare. Ora, diciamo, mi piace la domanda perché parla di uno nessuno 100.000 progetti. Ecco, già tutta la giornata di oggi vediamo che rispetto a qualche anno fa stiamo spostando l'attenzione proprio sull'idea del progetto. Qualche anno fa non parlavamo di progetto, parlavamo di policy sull'efficienza energetica, sulla sostenibilità. Essenzialmente io userei un termine component oriented, cioè abbiamo fatto tutta una serie di incentivi, cambia la lavatrice, cambia la lampadina, la finestra, illuminazione pubblica e così via, tutto con una logica di quel tipo. Oggi invece stiamo parlando di project e quindi la Smart City è un'attività project oriented. Il project oriented è una traduzione, se vogliamo, più operativa dell'idea dell'approccio sistemico. L'approccio sistemico è una parola difficile da comprendere a fondo, già se parlo di project allora significa un'altra cosa. Però come hai detto tu esattamente, è uno nessuno 100.000, cioè in realtà ci troviamo di fronte veramente a una fioritura enorme di progetti. C'è un passaggio che io rilevo rispetto a 2 anni fa. 2 anni fa si parlava della vision della Smart City. Oggi mi sembra che c'è un cambiamento. Forse abbiamo superato la fase della vision della Smart City e io lo sostituirei con un'altra parola, cioè la Smart City è diventata, io la chiamerei una roadmap a step concreti. Che significa? Significa che non è qualcosa, la Smart City non è qualcosa che avverrà nel 2030 o 50, ma qualcosa che ogni biennio, ogni triennio scandisce la maturità di alcuni progetti che devono andare in porto, quindi è una roadmap. Ora il problema quindi del progetto di cui abbiamo parlato finora è che ogni progetto deve trovare una corretta collocazione nello spazio e nel tempo. Nel tempo significa che se è innovativo lo posso piazzare più avanti, se è già maturo lo posso piazzare più vicino. Nello spazio intendo in senso ampio, quindi in uno spazio sociale, in uno spazio territoriale, in uno spazio di mercato. Quindi il problema è come facciamo a collocare questi progetti nel tempo e nello spazio. Abbiamo 2 polarità diverse e qui si è giocato tutto il lavoro fatto finora dalle varie città, ma anche tutti quelli che si sono mossi. Cioè da una parte abbiamo una scelta, chiamiamola così, semplice, che è quella di utilizzare dei business model già consolidati. E allora io che faccio? Uso uno di questi perché questo chiaramente funziona, quindi questo magari è replicabile. Non so, banalmente fare una lavatrice più efficiente oppure una macchina elettrica oppure riqualificare l'illuminazione pubblica, sono progetti consolidati e diciamo qui vado sul sicuro, è qui che si è un po' giocata, come dire, per stare molto vicino alle tematiche che abbiamo accennato prima si è rischiato di non innovare, è qui che si sono un po' ancorate. Diciamo, quindi quello che rilevi è vero, che non c'è stato diciamo, l'accettazione di una sfida. Dall'altra parte però abbiamo un'altra polarità che è quella di business model nuovi e quindi, ma è chiaro che è lì l'innovazione, ma quando il business model è nuovo in realtà io non so dove va, quanto è praticabile, quanto è replicabile. Se io invece di venderti un elettrodomestico, una lavatrice, ti vendo il servizio di lavaggio connesso però con il televisore a cui ti connetto con un social network di tutti quelli che hanno interesse a lavare nel tuo palazzo e per cui alla fine entri in contatto anche con le persone del tuo palazzo e fai la smart community, beh è una cosa completamente diversa, ma funziona? Cioè questo è, come dire, è la polarità, questo è il sogno.
come ci orientiamo? Di queste ipotesi ce ne stanno tante. Come facciamo però a orientarci in tutta questa zona grigia che sta fra il business consolidato e, come dire, il punto interrogativo di modelli di business che chi lo sa se funzionano? Ci manca una metodologia, ci manca tutto quello che abbiamo girato intorno, ma io credo che ci manca degli strumenti, delle metodologie. Le metodologie sono metodologie di analisi, non di analisi formale e quantitativa, non solo qualitativa, dei progetti, perché è quello che ci permette di fare un passo in avanti. Ora, io credo che questo passaggio, questa fase possa avvenire, io vedrei almeno tre punti: l'analisi, la dimostrazione e la replicazione, e diciamo direi la replicabilità. Per quanto riguarda l'analisi, come faccio a valutare se un progetto è buono o no? Io posso immaginare, vedo Pissarello, penso a quanto avrà dovuto faticare per capire quali dei portafogli immensi di progetti, quale è buono e quale no, o Gloria o l'assessore di Bari, ma ce ne sono tanti altri, quale vale e quale no. Il problema della valutazione metrica di un progetto è un problema che a monte deve tener conto di una serie di cose. Primo, che i stakeholder sono di natura diversa. Allora, la metrica che può applicare una città è di un certo tipo, punta magari all'ambiente cittadino, all'ambiente urbano, alla funzionalità. Il cittadino punta alla disponibilità eventualmente di un servizio nuovo. Un'azienda punta alla possibilità di creare un mercato e poi di vendere. Quanto è quel mercato? Il punto di vista del sistema finanziario ha una metrica addirittura completamente diversa, fa l'analisi del rischio, punta alla possibilità che quel progetto abbia in sé delle garanzie di ritorno dell'investimento. Quindi poi la PA centrale, la PA regionale o la PA europea, cioè lì il problema è ancora più a monte, come faccio, quali tipi di direzione devo favorire? Immaginate, visto che abbiamo toccato la tematica multiobiettivo, è come se io avessi un certo numero ampio di indicatori e quindi dobbiamo in qualche modo codificarli questi indicatori che vanno per insiemi e che ognuno rappresenta un insieme di indicatori, rappresenta un punto di vista che dobbiamo mettere insieme. Poi dopo la scelta dipenderà da come io vado a pesare questi indicatori. Questo che ho descritto è esattamente il lavoro che stiamo facendo Enea e una task force della Confindustria, e stiamo definendo tutta una serie con tutte le associazioni industriali italiane, quindi con un numero consistente di persone, stiamo definendo quali sono tutti gli indicatori che possono entrare in gioco. In questa task force ci sono istituti finanziari e c'è anche i rappresentanti delle città, c'è ANCI e ci sono molti contatti. Dall'altra parte stiamo incrociando i cosiddetti tipologie progettuali. Le tipologie progettuali significa cercare di identificare i vari tipi di progetto e raggrupparli in insieme. Questo è un lavoro che si sta facendo soprattutto nel contesto del Joint Program Smart City, del contesto ERA, che è stato creato l'altro anno ed è stato avviato. E pensate, a un programma, parlavamo prima di integrazione, è un programma che mette insieme 200 ricercatori anno per i prossimi 4 anni. È stata creata su questa base una rete italiana sulla Smart City e l'Italia ha una posizione di tutto privilegio perché coordina una delle 4 parti in cui è stata divisa il network, e tra l'altro ci sono già 16 città italiane che partecipano con le Big Five. Ecco, questo è un tema importante, quindi stiamo incrociando le tipologie progettuali con gli indicatori per riuscire poi a definire quali sono gli strumenti giusti e dare dei criteri di valutazione. Questo tipo di approccio più metodologico dovrebbe essere in qualche modo inserito anche nella logica che si usa per i sistemi di dimostrativi, cioè per i progetti di dimostrazione. Bisognerebbe fare questo tipo di analisi a priori per capire come collocare questi progetti, e poi è importante farla a posteriori e diffondere questo, perché senza questi ritorni è difficile poter dire se i progetti funzionano o no. Questo tra l'altro è un tema che si sta dibattendo fortemente in un'iniziativa europea che si chiama Member State Initiative, e su cui si sta lavorando proprio sui progetti dimostrativi. Ultimamente abbiamo col bando PON Centro-Sud avuto un certo numero di progetti approvati. Se queste logiche si applicassero sarebbe un successo interessante. Chiudo dicendo
l'ultimo punto è quello della replicazione. Bellissima l'idea che dalle agopunture poi si divaricano, ma questo processo è un processo che dipende da quanto è stata efficace l'agopuntura, di quanto si regge a sé. Non è che innovazione e bancabilità del progetto sono due cose che non vanno d'accordo. In genere possono essere conflittuali, ma la sfida è trovare invece quelli che vanno d'accordo. Quindi solo alcune riusciranno a fiorire, le altre no. Quindi è un'operazione che va fatta. Certamente qui c'è il cambio di paradigma che dobbiamo pensare per progetti, quindi reimpostare anche una policy sul progetto. La città l'abbiamo visto, l'hanno già fatta, ma per esempio il Ministero con quel bando ha cominciato a ragionare in questi termini. Lo stesso, per esempio questo devono fare il sistema finanziario e bisogna aiutarli a farlo. In questo momento si finanziano progetti quando c'è la garanzia dei fondi, non quando il progetto effettivamente sono in grado di valutarlo, ma se io porto loro con me a questi tavoli e li porto a delle metodologie effettivamente efficaci, forse posso cambiare quel tipo di approccio. Quindi è un reimpostare tutta la policy sia nella ricerca e sia negli studi finanziari in questa logica. Mauro, ti ringrazio molto per questa delucidazione, hai dato anche il senso che si sta facendo molto anche all'interno del tuo ente e lo stai muovendo molto anche tu con la tua azione. Quindi, io devo dare una replica a Maresca che me l'ha chiesta brevissima perché dobbiamo chiudere questa fase, lascio al professor Federico Butera la sintesi di tutta la mattinata, anche in questo caso breve sintesi, e poi devo lasciare molto volentieri la parola a Mario Calderini che presenterà la sua ultima linea di azione con il MIUR e infine al senatore Ferrante. A questo punto brevissima replica, Maresca. No, sarò davvero brevissimo. Fate attenzione, oltre al tema del tagliare gli sprechi che c'è, il grande tema che mi sembra sia stato evocato prima di nuovo dall'assessore di Bari è se non si risolve quel problema possiamo essere capacissimi, abilissimi, eccetera, ma non si va da nessuna parte. È quello di essere più efficienti per quanto riguarda la gestione dei progetti. Faccio un esempio molto concreto. A casa di una grande impresa internazionale, tra l'altro presente qui qualche giorno fa, si parlava della costruzione di una smart infrastructure, e ci si domandava, tenendo conto che in Italia una cosa di questo tipo la si fa, era un grande investimento che si voleva fare a Trieste. Teniamo caso che questa cosa in Italia ci si metta 10-12 anni, mentre in Slovenia ci si mette tanto anche lì, ma 8, in Cina 3. Siamo all'anno 0 o siamo all'anno meno 4? Allora, questo è il problema. Cioè, com'è pensabile che imprese internazionali o anche banche internazionali vadano a investire sui progetti quando si pongono in modo così candido il problema, ma siamo all'anno meno 4, siamo all'anno 0, sapendo che in Italia poi ci vogliono 10 anni per fare cose serie, oppure no? E quando vicino ci sono alcuni che invece ti offrono di fare quelle cose in condizioni diverse? Allora, questo problema va risolto. Molto corretto, molto corretto. Grazie per questa sessione, molto stimolante, molto interessante a tutti voi.